Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. In questo video voglio mostrarvi alcune creazioni che sono riuscita a realizzare in questo periodo. Allora, ho realizzato una commissione e voglio mostrarvela all'interno di questo video, che si trova all'interno di questa scatola. Eccola qui. Si tratta praticamente della mia collana Nefertari. La faccio vedere un po' meglio. Realizzata con i toni del nero e dell'argento, e appunto l'ho realizzata in questo modo, poi applicando un po' di catenina con un moschettone sul retro affinché sia regolabile. E quindi nulla, questa è la Nefertari. Ho realizzato poi gli orecchini miei che si chiamano Notre Dame, e li ho realizzati anche questi nelle tonalità argento e nero, come benissimo a tutti gli outfit, quindi direi che sono perfetti. Non li avevo ancora realizzati in questi colori, ma mi piacciono veramente molto. E sia questi qui che della collana di Nefertari dimostrano sia degli orecchini delle gambe parecchie della collana, che vedete lo schema di tutorial degli orecchini sul mio shop Etsy, in cui appunto vi spiego come realizzare questi due qui a registrare la seconda parte di questo video in maniera molto molto veloce, perché a breve dovrò consegnare appunto la parure. Volevo mostrarvela però perché in tante mi avete chiesto cosa avrei realizzato con gli Swarovski che avete visto in uno dei video precedenti, e quindi ho realizzato questa parure, che è una parure appunto realizzata con dei bicono Swarovski Crystal AB, quindi boreali, come si può notare dai riflessi. E ho realizzato sia un bracciale multifilo a 5 fili e una collana a 2 giri. Vi faccio vedere un pochino più da vicino. Questo è il bracciale a 5 fili con una chiusura a baionetta, e questa invece è la chiusura della collana, che devo dire mi piace moltissimo. E non c'è molto da dire, i componenti sono in argento 925, e quindi spero semplicemente che vi piaccia. Questa invece è una ghirlanda che ho realizzato qualche giorno fa nel mio unico tutorial natalizio. Io spero che vi piaccia, è molto molto semplice da realizzare. L'ho creata per decorare appunto il balcone della mia camera, quindi ne ho applicata una su ogni anta del balcone, ed è realizzata con la Big Shot, è stata realizzata con la Big Shot e dello spago, molto molto semplice da realizzare. Ovviamente vi lascio il tutorial nel box informazioni qui sotto. Voglio mostrarvi poi questo cameo decorato con perline, è un cameo della misura circa di 25x18 mm, e è stato incastonato con delle delica, e la decorazione è stata realizzata con delle rocaie 11.0 e delle rocaie 15.0. Sul retro ho creato poi questa fascia per appunto far passare il cordoncino di velluto in modo da indossarlo come collarino. Non ho ancora provveduto a tagliare appunto il cordino, e perché lo farò appunto su misura a breve. E nulla, questa è una semplice incastonatura a peyote, però è un'idea carina visto che in questo periodo si portano tantissimo i cordoncini di velluto con appunto i cammei oppure dei cabochon incastonati, eccetera. Voglio mostrarvi poi un bracciale veramente semplicissimo che avevo iniziato un po' di tempo fa,
ma ho deciso di terminarlo qualche giorno fa utilizzando la resina UV. È un bracciale veramente molto semplice, in pasta di turchese, non c'è nulla di particolare da mostrarvi, soltanto il centrale è stato decorato con i colori Pebeo. Questo è un centrale in metallo. È stato decorato con i colori Pebeo e poi ho effettuato questo effetto cupola con la resina UV. Eccola qui. Magari dopo le feste realizzerò appunto dei tutorial con la resina UV. So che in tante lo state aspettando e spero di poterlo fare appunto a breve. Sto iniziando a sperimentare per riuscire a capire appunto quali sono le potenzialità di quest'altro tipo di resina. Questo è in pasta di turchese e non c'è molto altro da dire, è un semplice assemblaggio. Infine voglio mostrarvi un ciondolo che ha veramente avuto tantissimo successo sui social e sto parlando di questo fiocco di neve bellissimo. Non è un mio progetto, ma è il progetto di una creativa russa. È veramente stupendo, io lo adoro, ho deciso di realizzarlo in rosso da abbinare a questo cordino di velluto. E il link per il tutorial ve lo lascio nel box informazioni. Ora non ricordo il nome preciso della creativa, ma comunque nel link c'è scritto tutto. E nulla, è veramente molto semplice da realizzare e l'effetto è sbalorditivo. Mi piace tantissimo, credo che lo realizzerò anche in altri colori. E questo credo che lo indosserò proprio io perché mi piace veramente molto. E non è nemmeno molto grande, sarà un 4-5 centimetri al massimo, nemmeno 4 centimetri più o meno, 4 e mezzo. E quindi per questo qui ho utilizzato un rivoli di resina, mentre ho intenzione di realizzarne altri anche con cristalli Swarovski originali, credo che l'effetto sarà totalmente diverso. E, mi dispiace averlo realizzato dopo Natale, però comunque siamo ancora in tempo per Capodanno e quindi poi si può realizzare veramente in tanti colori. Direi che è una creazione molto molto bella per l'inverno. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi lascio ovviamente tutti i link di riferimento nel box informazioni qui sotto. Ne approfitto per comunicarvi che è in atto una promozione sul mio shop Etsy, quindi c'è uno sconto del 30% sui miei schemi con il codice New Year 18, ve lo scrivo in sovraimpressione. E quindi appunto troverete anche il link della promozione nell'info box. Vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video e noi ci vediamo presto. Spero abbiate passato delle feste appunto in serenità, in tranquillità e vi auguro una buona fine dell'anno e un favoloso inizio. Un bacio e alla prossima. Ciao!